due primi piatti per l'ospite di oggi, anche lui gradito ritorno, ma che ha deciso a un certo punto della sua vita di stravolgerla completamente, cambiando addirittura lavoro e andando all'estero. Due primi piatti, come dicevo prima, una pasta a base di carciofi, che noi tra l'altro li abbiamo qui e sono meravigliosi, e una pasta appunto con porcini e salsiccia. Ciao Alberto. Ciao, cosa ti serve oggi? Allora, oggi mi servono delle salsicce. Arrivo. Grazie. Eccoci qua. Che belle. Allora, mi servono, dammi le 5. Sì, 5. Perché mi servono per fare la pasta asciutta oggi. Buona la pasta asciutta. Ecco qua. Ciao. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao Liliana. Allora, tre cose mi servono oggi: pancetta affumicata circa 100 grammi, va bene. Pecorino romano 100 grammi e del Piave vecchio. Vecchio, ok, e sempre certo. Anche lì una fettina. Una fettina. Benissimo, grazie mille, io ho una fame. Allora noi ci rivediamo in cucina che abbiamo l'ospite che ci aspetta. Siamo tornate in cucina. Buongiorno Ilenia. Ciao. Amore, come stai? Intanto? Molto bene. Ti vedo. Sei molto sempre bene. Più bella, sempre più radiosa. Io spero che sia anche un po' merito mio. Certo, però, guarda, so. Anche dei 3 chili di cerone. Ogni volta, ma si può, ogni volta faccio teatrino tristissimo. Allora, siamo pronti a stappare ovviamente la nostra meravigliosa bottiglia di bollicine. Sentiamo. Lo sbuffetto. Perché abbiamo, non so se abbiate notato alle nostre spalle, cambio vita, mi butto. Secondo me più corretto forse era mi tuffo. Però andremo a scoprire chi è l'ospite di oggi. Caro amico. Vado dall'ospite, perché se non lo mandavi tu via cartello, chiaramente Enrico Bianchi, tu sai che. Allora andiamo. Vai, corri. Vado dall'ospite. Nuotando questa volta, l'altra volta era correndo. Sì, adesso, nuotando sarà dura però. Che gioia enorme, guarda. Ciao Stefanone. Ciao. Ferrari. Ciao. Allora, aspetta, facciamo impazzire Gigi? Sì. E adesso vengo a baciarti. Sì, vengo io a metà strada, va bene. Ci troviamo a metà strada. Scusateci, so che non è meraviglioso perché i cameraman stanno impazzendo, chiedo scusa, sì, quindi... Ma so che è il tuo lavoro, tu vieni qui solo per fare questo. Davide e Gigi, sì, rompere le scatole, sì, assolutamente. Stefano Ferrari, perché sì? Ospite da noi? Ce lo stiamo chiedendo Me lo tutti. Sto chiedendo anch'io. Ce lo stiamo chiedendo tutti. Perché innanzitutto, vabbè, mio carissimo amico, abbiamo lavorato un sacco di anni a Radio Company. Non è dato insieme. Sapere quanti, perché sono tantissimi. Ecco, noi non diciamo mai gli anni perché non è bello, non è educato, ma soprattutto è importante che per chi, insomma, non sapesse Radio Company, eccetera, questo mio amico e collega, circa quando, poco meno di un anno fa. A gennaio, sì. Dopo tanti anni di onorata carriera, hai voglia di versare tu il vino? Che è stata sì. Una roba diversa. Non ho la minima idea di come allora, si Ilenia faccia. Allora, Ilenia ha detto, versa 3 euro di sì. Vino. Perché questa è la cifra degli aperitivi, almeno dalle nostre parti, non lo so. Noi ringraziamo naturalmente la cantina La Delizia, perché queste bollicine sono eccezionali. Allora, circa 10 mesi fa, Stefano sì. Ferrari, che coltivava da tanto tempo un hobby importante come la subacquea sì. Ha scoperto che si è invertito la polarità dei tuoi amori. Quindi sì. Dalla radio, primo amore della tua vita, no, secondo, perché salutiamo naturalmente Laura Agostino, sì, mia collega tuttora e amica, nonché tua compagna. Insomma, al secondo posto c'era la radio e al terzo posto c'era la subacquea. E invece si è praticamente capovolto sì. Tutto quanto. Ed è questa la storia. Salute. Che andremo a narrarvi tra poco. Noi facciamo un bel brindisi. Stefano in cucina con Ilenia Bazzacco.
dov'è la mia terza chef preferita? Sono qua! Ciao! Già terza, pensavo prima. Sì, no. Di che sei contenta. Tanto. Terza ma in salita. Terza ma in salita, grazie. Ecco, benissimo, basta. Non voglio neanche sapere chi sono, sono le altre due, esatto. No, la mamma. Chi è sì, la mamma? È Laura. Perché la mamma è sempre la mamma. E poi Laura. Sì. È Laura Agostino. Quindi occupi una posizione di tutto rispetto. Sì, 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 esatto. Medaglia di bronzo. Io no, come io sempre. Io no, per il semplice motivo che quando abbiamo mangiato in compagnia siete venuti a casa nostra praticamente. Sì, sì. Abbiamo ordinato. La pizza. Sì, abbiamo preso la pizza. Ma dai! Sì, sì, sì. Io no, quando è stato però cucinato. Cristina Dore ad apparecchiare la tavola è bravissima. Oh, grazie, perché sì, è vero, sì, è vero. Io sono molto attenta ai dettagli, esatto, grazie. Allora, vestizione del... dire del suo chef, sì, Stefano sì. Ferrari, dello chef numero 4. Qua che vendicativa in un modo. Allora, mentre viene preparato il nostro ospite nella puntata di oggi, come state vedendo, io sono prontissima a passarvi, amici Golden Chef di 7 Gold, gli ingredienti della prima ricetta. Sono tutte due paste, come dicevamo. Allora, pasta con sugo di salsiccia e porcini, partiremo da quella. Prendete 320 g di pasta, 5 salsicce, una confezione di sugo saporito, 500 g di porcini, vanno bene, dice la nostra Masterchef, anche quelli surgelati, prezzemolino fresco, 200 g di asiago stravecchio, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Bene, allora, grazie. Brava, Che cosa... ha un futuro, secondo me. Lo spero, io ho chiesto tante volte al nostro direttore di farmi. Oggi qui abbiamo il passato anche, no, per il sugo. Sì. Volevo dirlo. Intanto io mi sono messo così e ho lavato le mani. Bravo. Una delle prime cose che si devono fare. Bravo bambino. La puttina alla mancia. Sì, queste non sono macchie ma sono cicatrici, sai, adesso che faccio un lavoro serio, ma mi faccio anche male. Dopo ci racconti bene questo lavoro serio, no? Allora, oggi pasta. Perché so, appunto, dopo capiremo anche il perché ti mancava tanto, appunto, il piatto italiano per eccellenza, sì, vero? Sì. Che ho scoperto nel mondo nessuno sa fare, o quasi nessuno sa fare. E la chef qui, appunto, ti è qui apposta per contribuire alla riproduzione in cucina a due chiacchiere. Bravissima. In cucina. Allora, mi vai a togliere il budello dalla salsiccia e me la triti leggermente. Paura, togliere il budello dalla salsiccia. Sta parlando con me? Sì. Ah, ok. Eccoci qua. Allora, naturalmente, tu sai che va tagliata longitudinalmente. Sì. Ok. Sì. Perché lo fai tutti i giorni. Sì, vuoi, chiaro. Vuoi chiaro. Tagliare chi, il formaggio, ti dà meno suggestione? No, proviamo insieme. Prendo la prima? Eccola, sì. Vai Stefano, okay. Vai Stefano. Taglio chirurgico. Okay. Provate a immaginare per me la soddisfazione, a parte perfetto. Ilenia, anche lo devo Ilenia. Togliere? Sì, il budellino. Lo devo togliere? Sì. Ok. Anche se la proposito, la salsiccia è saporita. A toglierlo. Era, no, il sugo no, saporito. Il sugo. Che cos'è il sugo qui, saporito? Ti accontento grazie, subito. È un sapere. Pesto rosso, molto saporito appunto, che è utile soprattutto per dare sapore a un sugo magari leggermente più debole. Ok. E o anche semplice così diluito con un goccio di acqua. Ok, ecco, mi pareva interessante per anche paste, spiegarlo. Paste, sughi, carni e qualsiasi interessante. Cosa. Interessante. Allora, intanto Stefano guarda la via alla velocità come un treno. Luce, ovviamente, a preparare intanto la salsiccia. Sì, io intanto ti faccio vedere, ho scongelato i porcini, che sì. Sono quelli che abbiamo leggermente... chiamiamolo, ho fatto una prima cottura in padella. Possiamo quelli dire freschi rosolati, no, appassiti proprio, appassiti. Non è una cottura totale, okay. E dopodiché messi nelle vaschettine, messi in freezer, adesso li ho fatti scongelare, quindi poi li andiamo già preparati prima, sono già pronti e bella anche questa per avere la scorta idea. Appunto, esatto. Tutte e due, grazie tesoro. Ok, ti facciamo schiace, lavorare oggi, ti facciamo veramente lavorare. Pensavo per un attimo pasta. Di, sì, pensavo allora per un attimo di essere part time. No, carino, sei bravo, però sì. Mi raccomando, fai attenzione con le cose affilate, perché tu sai che lui si è fatto tanto male, lo so. A una mano, molti sì, anni fa. Poi ho e non cucinando. Ho smesso di giocare col cristallo, sì. Sì, esatto, perché la sua idea era praticamente... Ferma. Aspetta che ti faccio vedere come si trattiene l'effervescenza in una bottiglia di sì, vetro. Di cristallo. E l'ha tappata, praticamente hai tappato sì. La bocca della bottiglia di cristallo sì. Con la mano. E ho stappato la mano. Esattamente, è stata una bella e storia. E abbiamo capito che il cristallo non è poi così solido. No, assolutamente. No. Allora,
Andiamo a buttare la pasta. Io vado a buttare la pasta. Tre ti bastano, Stellin? Solo lui, Sì, per me sì. Perché lui è uno che mangia molto. È uno che mangia molto. Per me sì. A proposito, quanto mangia uno che fa immersioni dalle 8:30 della mattina, subacquee intendo dire, fino alle 9:10 di sera? Beh, intanto devo dire che durante il periodo estivo un subacqueo che fa diverse immersioni al giorno, siamo arrivati a farne anche 5 in una sola giornata, mangia... quanto tempo è quello che riesce a mangiare, perché poi è il grasso che cola. Il problema fondamentalmente è quello, okay. Però ovviamente devi nutrirti con diversi carboidrati, soprattutto durante il giorno, soprattutto la mattina, sì, con una buona colazione, perché sì, comunque hai bisogno di benzina. L'attività, no? subacquea è una delle attività che bruciano più calorie in assoluto, è una delle attività sportive. Dammi 5, sorella, andiamo a fare tutti subacquea. Subacquea, esatto. Immediatamente a Gran Canaria, no, andremo davvero? Sicuramente al diving, sì. Anche in vasca da bagno, sì. No, vasca da bagno non è proprio la stessa cosa. Ah, quindi non Calypso Dive Center, sì, si chiama. Calypso Dive Center. Gestito poi da Stefano e un altro Stefano, perché sì, quindi, lì c'è stata una fantasia di nomi. Sì. Esatto. Steffi e Steffi. A Maspalomas poi esattamente. Sì, a Maspalomas, nella zona sud di Gran Canaria, dove ci sono le famosissime dune di, sì, Maspalomas, insomma, dove c'è la zona più turistica dell'isola, visto che al nord si concentra invece la parte più residenziale. Ah, che bello, guarda. Queste sono le foto. 46 gradi. Questo è, c'è un vento che porta in pratica la sabbia dal deserto del Sahara, che si chiama Kalima, che entra per un paio di giorni al mese. Stefano, questo sono io giocando con una seppia, ecco, che è ancora viva, tra l'altro, volevo precisare. No. Se no te la portava in lei. Questo vento caldo ha portato per 3 giorni in luglio e per 3 giorni nel mese di agosto alla temperatura 46, anche 47 gradi. A parte il fatto che lì magari, esatto, parlavo proprio di questo, ma non si può resistere lo stesso, secondo me, con 46 Oddio, non gradi. È proprio, non è proprio consigliato stare fuori così o farsi, ecco, una corsetta a mezzogiorno. O mettersi a prendere esatto, il sole, esatto, che non esatto, sia proprio esatto, il caso, no, effettivamente. Assolutamente no. Allora, volevo un piccolo segreto. Quando cuociamo la pasta e spariamo, perché abbiamo fretta a casa, certo, e quindi portiamo in ebollizione, sì, molto velocemente l'acqua, basta semplicemente mettere un mestolo di legno in questo modo la e l'acqua non va fuori. Me l'aveva insegnato mia nonna questo. E ti guardo negli occhi, me l'aveva insegnato nonna. Ma non parlavo del fatto dell'età, naturalmente. Scusa, posso dire una cosa? Sai perché sono, dimmi, un po' acida nei tuoi confronti? Perché ancora non mi hai detto quanto sono elegante oggi. Scusa. Ma quanto bello sei oggi! Guarda, io devo ringraziare assolutamente Gresti Abbigliamento di Mestrino, perché provvede a farmi sembrare, come dico sempre, femminile e anche molto più carina di quanto non sia di solito. Possiamo, no, però... Guarda Andrea Barbato che inquadratura mi ha fatto. No, ma fa vedere però il tocco chic, qual è? Quello che ti ho consigliato io. Gli anfibi. Io non riesco a portare i tacchi, ragazzi. Ok, sembri il cantante dei Cure. chiedo scusa, ma c'era Enrico Bianchi che aveva una domanda da porti, l'hai vista? No. Perché lui viaggia, chi era in classe con Ile? No, non in classe, ma nella stessa... È vero che io sembro più giovane o lui sembra, esatto, più vecchio, però, ecco. Lei ha finito un paio d'anni prima. Ma due? È una cosa, sì, un paio, sì. Però siete sciocchini, sì, se mi lasciavate fare, dicevo, tua nonna era in classe con Ile. È pazzesco, Enrico Bianchi, tu sei il nostro stampa, direttore di produzione. Faccio silenzio stampa. Benissimo. Adesso. Allora, intanto stiamo appassendo la salsiccia. La stiamo rosolando. Oggi non c'è azzecco. No, ma tu impari in questo caso, perché, certo, il fuoco è alto. Sì. Non abbiamo il grasso naturale della salsiccia. Tu non hai messo niente. No, e vedi che c'è questa particina un po' più scura, esatto, quasi caramellata. Sì. Qui stiamo rosolando. Ah. Se noi mettiamo un prodotto, un ingrediente invece a liquido, fuoco basso, che rilascia acqua, lì è un appassimento. Hai capito. Oggi, grazie a te, veramente andiamo di vavavuma, come dico sempre. Sì. Ricordate www.7goldtelepadova.tv. No. Dillo bene. Anzi, direi... Questo mi manca, questo a me perché manca. Perché questo faceva Radio Company tutti i pomeriggi con Loredana Forneo, che salutiamo. Sì, ciao Loredana. E partiva con questo va va va, cioè gli ascoltatori impazzivano, perché detto al microfono, provate a immaginare, saltavano i subwoofer. In realtà mi giravo un pochettino di ma lato. Non era sufficiente, perché tu hai un'emissione che è enorme. Allora, siccome tu non stai facendo praticamente niente. No, stai parlando con me? No. Stai parlando con me?
No, con te, aspetta che togliamo la pellicola. Anzi, togli la pellicola, vedi che abbiamo quella pellicolina lì. Caro Stefano, ti chiedo di fare delle scaglie del nostro. Mi avevi garantito che non ci sarebbe stato niente da pelare questa puntata, ma in realtà mi lavo le mani. Ma non fidarti, Milena. Sì, perché abbiamo il grasso della salsiccia. Esatto. Nella stessa padella dove abbiamo rosolato la salsiccia. Quella robina buona, che saporita. A mettere anche i funghi. Ok. Che avevi appassito precedentemente. Qualche settimana fa e poi l'ho messo in freezer nelle sue baschettine. Benissimo. Perché ho sempre le mie scorte. Con che angolazione? Guardi, 95, come 50, 60 gradi. 37 gradi vorrei io. 67 e mezzo. Io ci provo, ma devo fare così? Dai tesoro, guarda, se fai così sei bravo, eh. Sì? Sì. Ci comincia da una puntata, ragazzi. Ricordatevi che avete anche il vostro canale preferenziale YouTube. Basta che cerchiate Due Chiacchiere in Cucina, clicchiate iscriviti, perché grazie a questo andrete a rivedere le puntate che vi siete persi, avete la possibilità poi di vedere in tempo reale quali sono i procedimenti della preparazione dei piatti, perché insomma questo ci insegna da 3 stagioni, questa è la terza, la nostra Masterchef. Sì, una veterana. Ecco, e poi grazie al lavoro che fa la nostra segretaria di produzione, che non l'abbiamo mai nominata oggi, Silvia Passotti, riceverete tutte le notifiche, le informazioni e quant'altro in tempo reale. Sughino saporito qua. Sughino saporito, quindi questo pesto rosso. Capite che meraviglia. Questo va bene anche per le bruschette. Fantastico. Allora, può piacere o non piacere l'abbinamento pomodoro-fungo? È un abbinamento un po' a volte insolito. Io lo trovo simpatico. Sì, in questo caso invece darà quel quid in più. Esatto. A un sugo appunto già comunque strutturato, perché abbiamo una salsiccia. Ok, non tocca più a me dire. No, guarda la perfezione. Mi pare di essere un bambino. Sai quei bambini a cui danno il giocattolo per metterlo in un angolo e farlo stare zitto? Ecco, la stessa cosa. Facciamo così, finché Stefano Ferrari fa queste scagliette ci vorrà, forse a Natale finiamo. No. Lasciamo spazio adesso invece al nostro esperto di alimentazione, il dottor Emiliano Benelli. Tutto per voi. Sono così contenta di ritrovare per voi il nostro biologo nutrizionista, il dottor Emiliano Benelli, perché sempre dietro suggerimento dei nostri telespettatori ci chiedono le famose 3P, pane, pasta, pizza. Quanto possiamo permetterci di questi cibi meravigliosi? Cosa dobbiamo fare? A cosa dobbiamo stare attenti? Allora, se noi ragioniamo sempre su quella che è la nostra piramide alimentare, che ormai è diventata, diciamo, stranota alle amiche di Due Chiacchiere in Cucina, per quanto riguarda la pasta e il pane, se ti ricordi avevamo detto che ormai con l'apporto di farina integrale e diciamo le tendenze odierne di convertire appunto quelle che erano le farine raffinate in integrali, riusciamo ad integrarle normalmente in una dieta giornaliera. Esatto. Per quanto riguarda la pizza abbiamo delle un altro discorso. Per il semplice fatto che comunque fai conto che una pizza più o meno apporta circa 1200 kcal. Che sono un bel po'. Circa insomma. 200 grammi di carboidrati, esatto. Poi abbiamo grassi all'interno, poi quel panetto di pizza duetti sono all'incirca, qui forse anche qualcosina ecco, in più sì. E poi appunto dobbiamo sempre ragionare sul fatto che di cosa ci metti sopra sta pizza, esatto, giusto? Perché è difficile riuscire ad andare fuori a mangiare una pizza e poi trattenersi la classica margherita come e quindi aggiungiamo a quello, non puoi contestualizzarlo in una dieta normale, a meno che tu non stia parlando di uno sportivo che ha un consumo calorico elevatissimo da 4000 kcal al giorno. Questo fortunello, quante pizze si può mangiare, scusami? Ma guarda, anni fa mi capitò di seguire dei ciclisti che stavano facendo il giro delle Fiandre, e tu fai conto che è giusto per mantenere la loro resintesi di glicogeno giorno per giorno, questi anche una pizza e mezza al giorno, oltre a tutto il resto. Ma un ciclista però brucia tantissimo. Avevamo un consumo calorico pari da 6-7.000 kcal al giorno. Noi esseri comuni non possiamo arrivare a tanto. No. Per cui che cosa consigli? Quante volte una persona normale, che ha un'attività normale? Una volta a settimana, una volta ogni 10 giorni, per i soggetti diciamo che hanno difficoltà a dimagrire, una volta ogni 15. Una volta ogni 15 giorni. E di preferenza magari con le verdure, cerchiamo di essere un po' light, ma possiamo, guarda, oppure ti no? Ti dico, solitamente quando una persona deve avere il pasto libero, è meglio che il pasto sia
completamente ci libero. Piace tanto quando parli così, ci piace veramente tanto, quindi quella volta che avevi il pasto libero concediamoci una bella pizza, esatto. Un calzone anche ammesso, potrebbe starci anche, tanto alla fine la stessa cosa, esatto, no? Però insomma, pane, pasta, pizza, ecco un argomento che ci ha preso molto il cuore, grazie al nostro biologo nutrizionista, il dottor Emiliano Benelli, che ritroveremo molto presto. Se avete delle domande per lui sapete che c'è sempre la pagina Facebook di Due Chiacchiere in Cucina. Ai fornelli adesso. E quante cose impariamo dal nostro biologo nutrizionista, dottor Emiliano Benelli, Emiliano perché ormai è un amico, tantissime. Mentre la nostra Ile sta ultimando la prima ricetta, ospite qui a Due Chiacchiere in Cucina oggi abbiamo Stefano Ferrari, ex, ma neanche tanto ex, perché tu continui in post-produzione anche da Gran Canaria. Sì, collegato da Gran Canaria, sì, c'è la classifica del fine settimana, la classifica ufficiale della radio, insomma, esatto, diverse anche cose. Anche perché senza di te gli ascoltatori non ce la potrebbero fare, tu lo sai, mascherina. Non lo posso dire, lo dico io, lo dico mi io. Fa piacere, ecco. mi fa piacere. Insomma, trasferito appunto a, come si chiama? Maspalomas, che vuol dire sì. Tante colombe? Sì, sì, più. Più colombe. Mas vuol dire più. Maspalomas. Con la lingua è stato difficile? Con la lingua no, in realtà perché un po' di spagnolo l'avevo studiato prima di partire da qua, quindi avevo fatto un mezzo corso, quindi sì. Giusto per capire un attimo la grammatica. Poi sei lì tutti i giorni e lo impari. Ti tocca per forza, anche se alla fine quelli che vivono, quindi i canari, parlano uno spagnolo che è leggermente diverso. Certo, hanno la tendenza a togliere le S, che in realtà sono molto abbondanti nello spagnolo, e quindi devi sì cercare di capire dove stanno. Ma dov'è? L'unico paese latino dove la S viene pronunciata, dov'è? Madrid, mi pare. No, quando parli il castigliano. Castigliano, sì, cioè castigliano, l'unico che pronuncia la S. Lo spagnolo vero. Solo che loro parlano talmente veloci. Perché so che dicono Megutta. No, quelli sono invece quelli che vivono nei Caraibi, latinoamericani. Ah, ok. Hanno la tendenza a l'impiattamonte. Questo è un impiattamento alla buona, sì, la casalinga, perché comunque è un sugo molto rustico. Permetti che però noi abbiamo già la collina in bocca, ma cara la mia amica, a parte che io questi piatti sono belli. Io vorrei averli. Tesoro, la nevicata di La nevicatina. Ne dico io. Vai. La nevicatina. Io vivo in un'isola subtropicale e tu mi chiedi di far nevicare. No, ma dopo spieghiamo la storia del microclima di Gran Canaria. Sì, certo. Perfetto, basta. Bravo, andiamo perché sta arrivando il sommelier per l'abbinamento piatto e vino. Questo te lo tengo, questa porzione la vuoi? Sì, no, la padella la voglio io. Eccoci qua. Ma buongiorno, ciao Gianpaolo. Ciao. Allora, preparazione a base di salsiccia e funghi porcini. Bene. Io ho presentato per l'abbinamento una bollicina. Sì. Poi quando io porto la bollicina sono sempre particolarmente frizzante. Molto. Allora, guarda che bel colore, stupendo. Siamo nell'area del Trento Doc, quindi Trentino, con un'azienda che è un po' una pietra miliare, Maso Martis, quindi versione rosata di quello che è un metodo classico. Bollicina bellissima, guarda che bellissimo colore, persistente. Anche rosato. Persistente, continuo, perlage, come dicono i francesi. Perlage. No? Ci divertiamo un po' ogni tanto. Bello. Ecco, il naso, bellissime fragoline, lampone, frutti di sottobosco, molto delicato il naso, molto piacevole. Ecco, buono. Sicuramente intenso, sì, all'ingresso e decisamente anche persistente. La bollicina è setosa, senti, accarezza proprio il palato, ben fusa nell'insieme. E direi che quando c'è una bollicina c'è sempre un buon motivo per far festa. Speriamo di aver trovato l'abbinamento giusto e anche di festeggiare così con una bollicina. Certo. Io volevo chiederti una cosa, il bicchiere è giusto per questo tipo di vino? Allora, abbiamo delle tipologie di bicchieri che sono un po' standard, li chiamiamo calici da degustazione, quindi vanno un po' bene per tutte le tipologie. Ok. In questo caso devo dire che il metodo classico ha bisogno così di trasmettere delle sensazioni, dei profili olfattivi importanti, quindi va bene anche un po' panciuto. Sì, così. Bene. No, era una curiosità perché il bicchiere non è da sottovalutare per il vino. Importantissimo il bicchiere. Allora noi ci vediamo dopo la pubblicità. Sì.
ho lasciato un attimo la nostra Ilenia ai fornelli perché dovevo assolutamente continuare a sentire la storia della famiglia Tagliapietra, le eccellenze del mare. Abbiamo Valentina con noi, una vostra vecchia conoscenza ovviamente, non per l'età ma per quante stagioni hai fatto a differenza mia. Insomma, intanto benvenuta ancora. Grazie. E facciamo una cosa, sicuramente tu l'avrai ripetuta chissà quante volte questa cosa, ma io faccio la parte dell'avvocato del diavolo, non so, sì. Nuove ascoltatrici, nuovi spettatori di Due Chiacchiere in Cucina che si chiedono, ma che differenza c'è tra il baccalà e lo stoccafisso? Allora, la differenza sta nella tipologia di conservazione, nel modo in cui viene conservato. Entrambi vengono pescati, sono il merluzzo, solo che uno, lo stoccafisso, viene essiccato all'aria, sì. L'altro invece viene aperto, quindi in filetti, e viene messo sotto sale, nei barili. Ecco, vedi, e qui c'è lo stoccafisso, è praticamente il baccalà lungo, che vediamo tutto bello rinsecchito, esatto, giusto? Secco. Ecco. Quello e quello secco. È il merluzzo, non il baccalà, chiedo scusa, esatto. Stoccafisso è il merluzzo. E poi invece c'è l'altro, che viene molto utilizzato, mi dicevi, dal centro-sud dell'Italia, esatto, esatto. Perché hanno un altro modo hanno di un altro modo di cucinarlo, quindi applicano altre ricette, meno conosciuto. Ma c'è un ma. Uno dei motivi per cui molte volte ci sentiamo dire di no dalla mamma, dalla nonna, no, non ti prendo il baccalà perché è una roba lunga, bisogna mollarlo. È perché entrambi, sia quello salato, quindi il baccalà, sì, sia lo stoccafisso, hanno bisogno dell'acqua, quindi di, esatto, essere ammollati. Esatto. Uno per essere reidratato, perché è secco, l'altro invece per essere dissalato. Assolutamente. E questo porta a doverlo ammollare in frigorifero, sì, a 5 gradi costanti. Perché questa dovrebbe essere la procedura, esatto, giusta, importante. E nel caso del salato bisogna anche lavarlo nel momento in cui si cambia, esatto, l'acqua. E quindi questo porta odore in casa, che io però dico sempre è profumo. Sì, e però a cui non siamo magari sempre abituati. Certo. E quindi serve quindi avere un po' di dimestichezza anche col, infatti, prodotto. Ma se una non ha dimestichezza, se una non ha molto tempo, meno male che c'è la famiglia Tagliapietra. Perché e noi abbiamo pensato... Ha fatto un brevetto, sì, no? Allora, mio fratello Luca ha pensato, così una notte così delle tante, ha pensato che doveva facilitare la mollatura. Le persone, sì, per ammollare il pesce avevano bisogno di metterlo in frigorifero a 5 gradi dentro l'acqua, sì, e quindi occupare il frigorifero, il pesce secco, sì, comunque è grande, 50-60 centimetri. Certo. Allora lui ha ideato una confezione con una busta, sì, ok, in plastica alimentare, dove mettere dentro i tranci di stoccafisso secco, però chiuderli con una confezione a tappo in cui, okay, inserire l'acqua, si gonfia, chiudi il tappo e metti in frigorifero. E così rimane... riesci a fare la mollatura, esatto, 2 giorni, esatto, è facile cambiare l'acqua, perché c'è il discorso, certo, del tappo. Certo, bisogna cambiare ovviamente l'acqua. Occupa poco spazio in frigorifero e soprattutto non lascia odori, sì, e quindi non, sì, non trasferisce magari l'odore dello stoccafisso, certo, al resto del frigorifero. È una cosa veramente molto molto interessante, poi geniale effettivamente, perché il baccalà fa bene, lo stoccafisso fa bene, è un pesce, omega 3. Sì, è ricco di omega 3 ed è un piatto poi tra l'altro molto, come dire, si presta a diverse ricette, che sia del nord Italia o del centro, si del sud. Si abbina a qualsiasi tipo di verdura, ecco, qualsiasi tipo di ricetta che tu, infatti, voglia fare. Infatti io vi consiglio, non sono assolutamente Ilenia Vazzacco, però vi consiglio, stando attenti, come ben sapete, grazie anche al nostro nutrizionista, a che cosa si mangia, di far mangiare i vostri bambini, i vostri ragazzi, il baccalà, magari un po', come dire, mimetizzato, ma grazie a Tagliapietra ovviamente c'è la possibilità di farlo. Di farlo. Allora, ricordatevi, c'è il sito tagliapietrasrl.com, sì, giusto, sì, e dove potete andare ad accedere a tutte le informazioni di questa straordinaria famiglia. Grazie Valentina. Grazie a voi. E noi invece si ritorna in cucina con Due Chiacchiere in Cucina. Chissà perché ogni volta ci beccate in flagrante che ridiamo. Vabbè, ci divertiamo, che volete che vi dica, speriamo che anche a casa si divertano, perché altrimenti sarebbe un guaio. Allora, puntata... Noi ci divertiamo. Almeno sì, beh, oggi poi in maniera particolare, perché è venuto a trovarci un carissimo amico, Stefano Ferrari. Ah! Sì? Non abbiamo non avete messo il... Non l'ho messo il... Mestolo in legno. Oddio, ecco, il mestolo. Reazione però tu, No, ma dov'è un mestolo di legno? Non ce l'ho? Cosa ti mettevo qua sopra? Ho imparato la lezione, ma mi manca il materiale. Va no. Bene, allora, attenzione, perché in questa puntata... Amore, quanto bene voglio io Ilenia. Nella puntata di oggi, che si intitola Erroneamente cambio vita mi butto, con Stefano Ferrari, che è diventato, sì, un diver,
giusto? Sì. In realtà mi tuffo, ecco. Sì. Nella puntata di oggi, intanto io permetto alla nostra Ilenia di fare un po' di pulizia, andremo a scoprire anche quale altra pasta si potrà preparare, non sporcarmi il mio vestitino Grispi, vero? No, no. Ecco, seconda ricetta che è questa, pasta con i carciofi, 320 grammi di pasta corta, 4 cuori di carciofi grandi, 100 grammi di pancetta affumicata, 100 grammi di pecorino, mezzo bicchiere di vino bianco, una cipolla media, un limone, sale e pepe e il famoso olio evo che Ilenia non vuole sentire nominare, ma insomma extravergine di oliva. Giusto? Noi facciamo la puntata da qua. Non è possibile, veramente. Però va così, d'altronde ragazzi, cioè Stefano Ferrari noi lo amiamo, il nostro caro caro amico. Lo sai che mi manca però sentirci attaccare tanto. Io, vabbè. Allora. Adesso non mi dovete far sentire in colpa, no, solo no, che no, no, adesso, adesso per penitenza. No, devi sentirti in colpa. Per penitenza adesso tagli la cipolla. Ci penso okay. Io, piange per noi. Benissimo. E parte, vedi, preventivamente esatto. A darti soddisfazione. Stavamo prima parlando di microclima, praticamente lo chiamano il piccolo continente Gran sì, Canaria. Il continente in miniatura. In miniatura. Sì, il continente in miniatura perché in realtà ci sono diversi, diversi climi, in pratica nel giro di quanti tutti, chilometri? Nel giro di, il raggio, l'isola ha un raggio di una cinquantina di chilometri. Che piccola, è la, non è molto grande, è la, la terza isola per estensione, okay. Per chilometraggio quadrato, sì. E, però mi è l'unica, parla bene sto ragazzo. Esatto, è l'unica in realtà dove ci sono in pratica tutti i climi, c'è un'enorme differenza di clima tra il sud e il nord dell'isola, ma anche a solo a guardarlo. Maspaloma sei a sud. Maspaloma sei al sud ed è una zona prettamente desertica, sì. Cioè le uniche zone verdi che ci sono quelle artificiali, sono quelle che vengono okay. create ad hoc, delle piccole oasi. Okay, okay. In realtà poi attraversando quella che è la parte che sta esattamente a metà dell'isola, quindi il picco della Snieves, che, che è a 1900 metri, lì cambia totalmente. Esatto. Ci sono le foreste, ci sono i castagneti, ci sono i funghi, cambia completamente anche. David, i funghi. Cambia vai completamente, vai a prendere cambia completamente l'agricoltura. Sì, ma raccontava prima, microfono spento, sì. Amici, che tu sei lì praticamente a Maspalomas a prendere mm-hmm. il sole, faccio per più dire, o meno, sì. E puoi vedere il picco innevato, perché magari 5 centimetri di neve sono venuti giù. Sono scesi a febbraio è nevicato, perché poi il picco della Snieves sta a 1940 metri, okay. Quindi non è proprio, ecco. Non è proprio bassissimo. Esatto. E febbraio è il, momento più, è il momento più freddo dell'anno, sì. Okay? È il momento più freddo dell'anno in cui in pratica in pianura ci sono più o meno 24-25 gradi okay. E invece al picco della Snieves ci sono quei 2 o 3 gradi che in caso di maltempo permettono di fanno sì che in caso che di perturbazione ci possa essere la neve. Certo. E tu ti, potevi stare tranquillamente in spiaggia e guardarti il picco della Snieves innevato mentre facevi il bagno nell'oceano. Oppure dire oggi pomeriggio, anzi questa mattina faccio il bagno. E oggi, però forse e vado a sciare. Esatto, vado a sciare, no? Brava Ile, brava. Allora, la nostra Ilenia sta rosolando la pancetta. La pancetta affumicata in questo caso. Sì. La sto facendo diventare croccantina, ma sto soprattutto facendo uscire appunto il grasso in eccesso. Okay. Anche ma se. Ma sta soprattutto aspettando che arrivi la cipolla. Non volevo dirlo. Non volevo dirlo. Ma guarda comunque che è un ragazzo intelligente il nostro amico Stefano Ferrari. Proprio arriva subito. Sì, è intelligente, ma non si applica. Questo lo sento dire da 30 anni. Vabbè. Allora, la cosa bella è che comunque queste così. Due ricette le preparerai tu a casa. Di solito è Laura che cucina per te e tu stavolta sì. Farai il contrario, giusto? Sì, anche perché la pasta, sai, in una zona come quella delle Canarie non è che sia la specialità esatto, più esatto. A proposito, più facile cosa si mangia? Allora, il piatto c'è un piatto per eccellenza che si chiama papas rugadas, sono in pratica delle patate anche piuttosto con le rughe? Rugose, sì, ah, patate ecco. Rugose sono un po' vecchie, sono generalmente quelle piccole, sì. vengono lessate, salate e lessate e si mangiano con la buccia, ma soprattutto vanno tagliate e vanno intinte in una delle tante salse che si fanno nella zona pane. Canaria. Sì, va intinta in questa salsa che si chiama mojo.
Ed mentre è fatta qui con... in sovrimpressione potete vedere invece un piatto che è quella con la... facciamolo rivedere di nuovo. È la sarsuela di Cerne, sì, esatto. La sarsuela di Cerne, anche questo è un altro piatto, non è esattamente tipico canario, ma è stato adattato, sarebbe un piatto latinoamericano, andrebbe fatto, ce ne sono versioni con la carne, questa è la versione, con la cernia e con i mariscos, che non sono nient'altro che le nostre vongole. Esatto. Invece una cosa che mi ha spiazzata Ile quando il bravo giovane è partito praticamente a gennaio di quest'anno per andare a Gran Canaria, io ero convinta che essendo un'isola loro mangiassero pesce. E invece prediligono esclusivamente carne. La carne, diciamo loro. Che sono più bravi con la carne, vedi? Sì, perché in realtà la spiegazione è molto semplice, perché i primi ad arrivare, quando le isole diventarono turistiche, i primi ad arrivare furono tutti gli abitanti dell'Europa del Nord, quindi stiamo parlando di svedesi, finlandesi, quindi stiamo parlando di paesi già affacciati sul mare, e quindi non avrebbero avuto l'interesse nel mangiare, non ci sarebbe stato niente di nuovo nel proporre nel menù turistico il pesce. Invece quindi loro hanno virato praticamente la carne per intortare, molto bella questa anche se cosa. La maggior parte della carne poi arriva dalla Spagna, perché comunque non c'è la possibilità di avere dei grossi allevamenti nelle zone canarie, se non di ovini. Quindi capre, capre e... è una carne tra l'altro molto valida quella. Esatto, e anche il formaggio di capra è... Eh beh, immagino. È qualcosa quindi di non c'è la paella, non c'è comunque un piatto simile? La paella non la sanno fare alle Canarie, quindi se andate alle Canarie, per favore lasciate stare, non ordinate... Che proprio è meglio evitare. Ve lo chiedo, non ordinate la paella, per favore non ma la ordinate. Ma noi presto apriremo un ristorante alle Canarie dove andremo a fare la paella come Cristo comanda. Esattamente. Allora, io volevo capire... da Enrico se posso chiedere un'altra cosa al nostro tesoro di amico. Sì, assolutamente, perché questo diving tra l'altro è l'unico a Maspalomas, a Gran Canaria, dove si parla italiano, è gestito da italiani, praticamente vede, come in tutti i diving seri gestiti dai professionisti, i famosi battesimi del mare. Vogliamo parlarne, perché avete fatto un paio di battesimi del mare secondo me belli da raccontare a Due Chiacchiere in Cucina. Sì, intanto diciamo che il battesimo del mare lo si fa a quelle persone che non hanno non sono mai state in acqua, non cioè sono, con la muta, non hanno nessun tipo di formazione subacquea, quindi o fanno la prova in piscina. Guarda che bella sta questo foto. Io sono quello in alto al centro e quelli sotto è una famiglia delle isole Faroe, pensate un po', io non so nemmeno dove siano, però non so che esistono. Dovrebbe essere vicino al Capo Nord i Faroe, so solo che hanno una squadra di calcio. Non sono le isole quelle del baccalà, le Faroe? Cos'è? Parla Enrico. Flotes. Vabbè, non importa. Prima o poi. Vabbè, in ogni caso, questa è. Folote. Sappiamo esattamente quanto prima. Esatto, sì. Sì. È una famiglia che abbiamo portato in acqua. Sì. Abbiamo fatto il battesimo del mare. Sì. Lo si fa con quelle persone che non hanno nessun tipo di formazione subacquea e quindi le porti sott'acqua. Per la soddisfazione quindi di scendere sott'acqua. Sì. Sono in ginocchio qua, accucciati. Qui li abbiamo messi in ginocchio sul fondo, perché per fare la foto di famiglia sarebbe stato troppo complicato farlo, come si dice in gergo, in assetto, come siamo noi tre che siamo sopra. Ah, ok, che siete lì praticamente. Sì, perché quello che è tutto a destra, il padre, è uno che in realtà è un subacqueo, tra l'altro di larghissima esperienza, e si è affidato a noi per portare in acqua il resto della famiglia. Ci ha anche dato una mano, perché avere in acqua contemporaneamente sei persone non è proprio semplice. Allora, Calypso Dive Center. Avete un sito, immagino? Sì, che è calypsodivecenter.com. Perfetto. C'è anche la pagina Facebook. Nel caso decideste di vivere questa esperienza come il battesimo del mare, io ti vorrei far raccontare andiamo velocemente noi. Sai che vorrei andarci, vi battezzo io se volete, grazie. Fate gli scherzi, mi piacerebbe, ve lo do io un bel sacramento. Aspetta, racconta della persona che cos'è, un americano, non mi ricordo, no, inglese. Quanti anni? 70? 76 anni, e moriva dalla voglia di fare un battesimo del mare. E alla fine io sinceramente non ero molto convinto, perché insomma 76 anni non sono pochi sott'acqua, cioè il nostro corpo non è 76 anni corpo, c'è speranza anche per me. Io non volevo dirlo. Cioè, il nostro corpo non è programmato per andare sott'acqua, quindi dobbiamo, entriamo in una dimensione che non è nostra, e quindi ero un po' preoccupato, ma lui lo desiderava talmente tanto che alla fine E poi è andata bene, è andata molto bene, e poi invece una ragazza
cosa che sì, una ragazza disabile, sedia a rotelle, che, avete realizzato il sogno di questa ragazza. Sì. Io penso che abbiano fatto una cosa fantastica i due Stefano. È stata fantastica e molto commovente. In realtà è stato anche molto complicato e difficile, perché una persona che ha problemi di mobilità. Eravate tu e il tuo socio, l'avete portata giù sì, insieme? Sì, l'abbiamo portata giù insieme, e il momento più delicato è stato quello della vestizione, mettere l'attrezzatura, cosa certo, che abbiamo dovuto fare in acqua, perché comunque l'attrezzatura, giusto, per un l'attrezzatura fatto anche proprio di pesa 30-35 sì, kg, di non peso, gliela puoi mettere sulla certo, schiena, soprattutto certo, se ha dei problemi di mobilità. Io trovo che siano storie bellissime. Ci chiedono ovviamente un attimo di ricapitolare, cara sì, chef. Allora, abbiamo rosolato la pancetta, l'abbiamo trasferita sì, in una ciotolina a parte, sì, abbiamo appassito, comunque rosolato la cipolla, tritata magistralmente in questo caso, e, sì, e fa la differenza. Sì. Dopodiché abbiamo aggiunto i carciofi, che abbiamo tagliato in maniera molto sottile sì, e lasciati in acqua acidula, quindi acqua e limone, esatto, per tenerli belli vivi di colore. Mm-hmm. All'interno io ho messo anche il gambetto, quindi pelato. Ah, certo, perché è buono. Esattamente, sì, è molto buono. Ed è il gambo di carciofi non si butta, oh ragazzi, no, non si scherza. Allora, questo praticamente è il nostro sugo. Allunghiamo a mano con l'acqua di cottura per farli appassire e rosolare meglio. E mentre noi allunghiamo, solo tu puoi fare questa operazione perché solo sì, tu sei brava, andiamo immediatamente a sentire alcuni consigli. Ma mi raccomando, torniamo tutti tra poco. Ci siamo Stefano? Ci siamo, guarda, ci sì, siamo. Guarda. Vedo allora, farfalle volare, farfalle ovunque. Vedo che non scoli completamente la pasta, no, vero chef? No, perché adesso appunto la lascio leggermente umida esatto, e poi vado a ripassarla leggermente, giusto per fare anche un po' di cremina grazie all'amido. Ah, perché grazie all'amido ovviamente. Bravissima. Si forma quella cremina che è buonissima, che insomma, diciamo, fa di questa pasta qualcosa di ancora più buono. Ancora più buono, quindi questa è una pasta in bianco, perché sì, appunto non ha il sugo. È volata via. Vedo farfalle volare. Vedo farfalle volare, scusa, facciamole volare. Scusami, E niente, dopo si mangia e si spolvera abbondantemente con il pecorino. Ok, okay. Mm. Quello che ha tagliato prima? No, ce l'abbiamo già là, l'ho già grattugiato prima. Ah, grattugiato, non a scaglie, chiedo no, scusa. No, no, il pecorino, però nulla vieta, poi fanno anche a scaglie. Il pecorino che potrebbe essere il formaggio di Gran Canaria, visto che ci sono molto sì, ovini. Sì, formaggio giusto? Di pecora, sì. Formaggio di capra e formaggi di pecora sono veramente molto, molto buoni. Che poi, secondo me, il pecorino, adesso non so la capra qui, come stia il formaggio di capra, ma su bene, un piatto così, bene lo stesso, sì, tu sì, dici. Sì, sì. Perché fanno molto bene e... diciamo, non creano problemi alle persone che hanno intolleranze al lattosio. Sì, sì, ecco, magari non tutti lo sanno, è chiaro che Due Chiacchiere in Cucina ha anche lo scopo di dare anche un po' di informazione. Infatti l'abbiamo detto anche con Emiliano, esatto, con il dottor Emiliano. Esattamente, esattamente. Io ho provato a bere anche il latte di capra, no, mi però è un po', non è che sia... Non è un po' forte, mi dicono. Guarda la faccia, guarda come ti inquadra Leo, guarda la faccia. Non mi piace. No, certo è che buono, sapendo è che buono, venivi a trovarci potevi portare qualcosa appunto da... Ecco, lo sapevo. Tipo un cestino, non so. Un cestino. Cestino. E ha portato se stesso. Dobbiamo andare a trovarlo. Ti ho portato tutto il cestone. Senti, dobbiamo far largo perché sai che Ilenia ci tiene a stare sola con il sommelier sì, Stefano. Noi torniamo, ciao Ile. Già, non ho ancora impiattato, cioè. Eccoci qui. Eccoci qua. Pronti per un nuovo abbinamento? Sì, esattamente, però penso di, non so, complicarti un po' la vita. Sai, un po' si è messo in difficoltà, perché quando c'è l'uso del carciofo è sempre un po' complicato l'abbinamento. In questo caso fa un po' da contorno al piatto, quindi non è il gusto deciso, come dire, amarognolo, amaricante, quindi sul vino cerchiamo morbidezza. Sì, è un condimento, quindi sì, insomma sì, viene sì, mitigato anche dalla pancetta affumicata. Esatto. Ho scelto morbidezza sì, e anche aromaticità, quindi sono andato in un prodotto del nord-est con un Sauvignon particolarmente morbido, direi. Quindi un vino fermo. Sì, un vino fermo. Vitigno internazionale, se vogliamo, perché
trova sbocchi non soltanto in Italia, dove la massima espressione è proprio nel nord-est, ma Francia, grandi Sauvignon, se vogliamo andare un po' più lontano, ecco che anche la Nuova Zelanda fa dei prodotti eccelsi. Anche la bottiglia stessa non bottiglia stessa, renana o alsaziana si chiama, ci riporta ancora in territorio d'Oltralpe, quindi siamo in Francia, sì. Allora, assaggiamo. Bellissimo, guarda, colore anche con questo riflesso, è un paglierino riflesso verdognolo. Ecco, il naso invece è proprio esplosivo, tipico del Sauvignon, foglia di pomodoro, anice stellato, bosso, salvia, mentuccia, incredibile, intenso. Io solo la foglia di pomodoro, naturalmente. Piano, quella. Piano. Sì, il bosso. Nota vegetale che ritorna anche al palato, assieme a ciò che stavamo cercando, questa sensazione di morbidezza che ce la fa forse a tenere il passo anche al carciofo. Forse ce l'abbiamo fatta. Forse ce l'abbiamo fatta. Sicuramente. Allora, noi ci vediamo tra poco, aspettateci. Cici. Ci. Salute. Salute a noi e a voi. Oh, vedo che... Pronto. La 1 e la 2? La 1 e la 2. Io, sì? Io andrei sulla 2 oggi. Io andrei sulla 1. 1-2/2. Sì, che è un po' più rustica, mi sì. ricorda più... E secondo me, più, se va a finire così, io andrei più, in bianco. Cosa ti ricorda? I due piatti mi ricorda voi. Più cose che in questo momento, vivendo in un posto dove la pasta non è all'ordine sì, del giorno, che mi peccato, manca, mi manca immagino. Di più. Ma ti, sei di quelli che si portano, scusa, volevi... Vabbè, no. Sei di quelli che si portano in valigia la pasta? Questo volevo sai che ci stavo pensando, però? No, perché ci facciamo scorta, noi abbiamo... Vedi? Eh sì, perché almeno sei sicura, poi pasta, che non scuoce... A me piacerebbe mangiare la pasta di farro, sì. che in realtà sull'isola non si trova, o meglio, se ne trova, però tipo 250 grammi costano 4-5 euro. Ah, non male, sì, sì, buon mercato, costo insomma. Piuttosto proibitivo perché ma non sì, ma guardi di quelle cose, ma non lo so ma io, sì. ecco. Un pasto, siamo arrivati... ne mangio 2 e mezzo, quindi. Siamo arrivati alla chiusura, io non so come ringraziarti, vero Ile? Ricominciamo Stefano... da capo sì, per non farlo andare via. Facciamo. Stefano Ferrari, che continuate a sentire ovviamente... nei weekend sì, a Radio Company da Gran Canaria, lui continua comunque anche via Skype ovviamente grazie alla tecnologia a fare le sue classifiche, i suoi programmi, ma potete andare al suo Dive Center Calypso Dive Center. Si trova nella zona di Maspalomas a sud dell'isola, la zona è Sonnenland e vi aspettiamo. Poi c'è il fare un sito, tuffo. Com'è? Sì, calypsodivecenter.com. No, il sito. No, lì non c'è il c'è però sul c'è nostro, un altro, dai, ripetilo. .7gold.telepadova.tv. Grazie, mi hai tolto l'impiccio di dirlo. Naturalmente anche Instagram, Facebook, su Facebook siate attivi voi Golden Chef, fate delle domande alla nostra Ilenia. Ma voi preferite il piatto 1 o il piatto 2 per esatto. dire? No, sì. O no? tutte e due. O per tutte dire. E due. Scusa, guarda. Guarda che meraviglia. Per terra. Più che altro è che volevo tanto questo servizio di piatti, non da nessuno. Ciao a tutti. Alla prossima puntata. Ciao. E noi lo teniamo qua. Eh sì. Vabbè. Stai qua, eh?